Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi anche per un pasto veloce e un buon aperitivo, oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Superenalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360°. UnipolSai, Divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. UnipolSai, Divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Amici di Sportincontri, buonasera. Benvenuti all'appuntamento del mercoledì, appuntamento dove Naturalmente si parla di calcio, quindi questa rubrica ormai tutti voi lo sapete che ci seguite e, e parliamo di calcio. E volevo ricordare che Sport e Incontri è una rubrica che va in onda tutte le sere sul canale 11 di TRG Tele Radio Gubbio, dal lunedì al sabato dalle 23 alle 24 ed in replica il giorno successivo dalle 12.30, sempre su canale 11 TRG, lo stesso giorno. E alle 18.15 va in onda sul secondo canale di TRG, vale a dire il canale 111. Durante la messa in onda funziona anche lo streaming collegandosi con www.trgmedia.it tutte le puntate potete comunque rivederle quando volete collegandovi sul sito www.trgmedia.it. e attiva inoltre anche una pagina Facebook dal titolo Sport incontri dove sono illustrati i programmi della settimana. Allora, questa sera eh, parliamo di sport gli ospiti di calcio e gli ospiti naturalmente riguardano il calcio. Prima tra tutti Giancarlo Mancinelli, buonasera Giancarlo. Buonasera. Poi Federico Tanci, naturalmente con lui viaggeremo sui numeri e quindi la sua presenza è molto importante e incuriosisce il nostro pubblico. Buonasera. Poi i nostri collaboratori, naturalmente Giacomo Cavarai, Buonasera. Sergio Pioppi e Antonello Tacconi. Siamo in attesa Buonasera che arrivi Buonasera. anche Moreno Salani però è eh, eh, in via di, eh, di arrivare. Nel nostro, nel nostro studio. Allora, Giancarlo Mancinelli, tu sei naturalmente ospite, sei direttore sportivo della Assisi Subasio. Eh, hai, avete raggiunto con la società un grande traguardo che era quello della salvezza, un traguardo ispirato alla fine del girone di andata. Poi eh, diciamo con un fiatone o no alla fine del campionato ma comunque sempre quel gradino sopra la soglia di pericolo quindi siete stati sì coinvolti ma fino a un certo punto quindi una salvezza tutto sommato tranquilla eh, tranquilla ci siamo salvati eh. al 97 quindi vabbè. <ride> diciamo che ci potremmo salvare anche la penultima domenica con il lama però eh, abbiamo soffrire in altra domenica sicuramente sì, credo abbiamo fatto un miracolo il merito sicuramente va ad Alessandria e al suo staff perché in pochi lui ci ha sempre creduto e questo credo sia un grande merito suo. Sicuramente poi abbiamo risistemato la squadra perché purtroppo abbiamo sbagliato, poi anche in maniera un po' sfortunata perché quando prendi un giocatore che poi anche quest'anno ha fatto... 30 gol come scavone che sono, erano insomma, un po' il fiore all'occhiello di questa squadra, doveva essere Silveria, un problema personale, sta male e quindi non, non ce l'hai, lì per lì non abbiamo trovato sostituti giusti, non ha, non ho, lì probabilmente l'allenatore, io avevo trovato anche un altro attaccante che lui non ha voluto perché era dell'84 quando era ancora Lisarelli l'allenatore, invece poi questo ragazzo si è rivelato che ha fatto 17 gol nelle Marche che è sempre un campionato importante di eccellenza abbiamo sofferto molto sicuramente perché era una partenza drammatica io credo che sia stato uno dei io mo sono oltre 40 anni uno dei campionati più sofferti eh, è stata una grande soddisfazione il fatto che ci siamo salvati senza chiedere niente a nessuno a diversità di qualcun altro che è andato a richiedere magari qualche favore a suo tempo fatto in precedenza, noi non abbiamo chiesto niente a nessuno e questo è l'orgoglio nostro della società, dei calciatori, perché in un momento difficile eh, giocatori come Marchetti, come Stirati avevano le sirene, l'avevano chiamato tante squadre, hanno avuto il coraggio di rimanere e questo credo che è un grande merito e hanno convinto altri giocatori a venire quando qualche altro giocatore che abbiamo contattato hanno rinunciato. E forse siamo stati fortunati anche in questo che passano i giocatori più bravi, però ripeto in grande merito va ad Antonio Alessandri e anche alla società, la società che eh, comunque anche quest'anno ha portato a termine questo campionato, questa fusione che no, è il primo anno, quindi sicuramente qualcosa no? è il primo anno, però credo che alla fine... Le cose andranno in maniera a migliorare sempre perché anche la Sisi era una buonissima realtà, e quindi però ripeto, Antonio Alessandria il miracolo è partito da lui, sicuramente e con i calciatori, ma la società ha anche dei meriti, perché è la società che ha rispettato gli impegni, la società che deve pagare più il rimborso che adesso in questa settimana credo che porterà a termine, perché i giocatori lo meritano. Però, in questo momento in cui tante altre società sono in difficoltà, ma è una cosa normale, la Subasio credo che quest'anno ha portato a termine questo campionato in maniera molto eh, seria prima di tutto e anche nei punti dei calciatori ripeto dobbiamo pagare un rimborso e credo che questa settimana la società li porterà a termine sicuramente mh, questo senza ombra di dubbio eh, lo diciamo perché conosciamo la serietà di questa società e una cosa che mi incuriosisce no? allora eh, c'è stata è vero la fusione però eh, l'assisi la, la, la su Basi veniva Praticamente figlia di una Subasio che quasi aveva vinto il campionato l'anno precedente. Che cosa c'era che non è andato? A, cioè naturalmente, la, la fusione ha portato dei cambiamenti, sicuramente. Ma che cosa c'è stato a livello tecnico, tattico, a livello di, di, di approccio al campionato che non è andato nella prima parte? te l'ho detto quando tu hai, fai la squadra e prendi un calciatore facendo anche un sacrificio economico che l'anno prima ha fatto 32 gol e poi al prima di campionato per motivi personali eh, se ne è voluto andare noi eh, aveva giocato in Coppa Italia e abbiamo ridato la lista perché non poteva venire un calciatore qui contro la sua voglia e quindi non, era, e non siamo riusciti a trovare nei primi giorni un sostituto, abbiamo pagato perché poi magari è una cosa che abbiamo potuto anche sugli altri. E noi, eh, voglio dire che noi abbiamo preso un giocatore a dicembre che ci ha fatto la differenza, che è Filosa, un giocatore che aveva oltre 200 partite nei professionisti. Il giocatore che quando le due, guarda caso, noi abbiamo perso da, quando siamo ripartiti dalla penultima girone andata in cui abbiamo, noi avevamo 5 punti, prima della partita di, di Lama che abbiamo pareggiato all'AMA, dopo la sconquista di San avevamo due partite fuori, abbiamo pareggiato, era la penultima girone andata, abbiamo pareggiato all'AMA e vinto con l'Orvietana, abbiamo girato a 9 punti e con l'arrivo di Filosa abbiamo sistemato un giocatore che... Non dico che ha sistemato la squadra al 100%, ma quasi. Beh, ha dato quella sicurezza, intanto nel reparto arretrato. Sì. Eh... No, abbiamo preso giovani, cioè noi siamo stati la squadra che ha giocato con più giovani. La società Infatti... che, che, ha, che ha preso il premio che aveva messo, che è una cosa molto importante, credo che sia una cosa che questo va a merito dato alla, che, al presidente e questo... del Comitato Umbro, e... il premio che aveva messo di 13.000 euro, la sua è stata la squadra con molti punti di distacco sulle sulla seconda che mi sembra sia a Cassè del Piano noi giocavamo sempre con 4, 99 5 e addirittura con il 2000 Amporte, eh, il 2001 Pastorelli quindi questo è anche un merito che gli tre vorrei fare un merito ai due giocatori che sono stati in bollemblema insieme a, a Filosa che sono Marchetti eh, non è che conoscevo calcisticamente sì, però non è che conoscevo Marchetti no, gli, Credo che Marchetti e Stirai sono stati quelli che hanno tirato il gruppo, che ci hanno sempre creduto e credo che la società sia quelli che voglia confermare. Credo. Federico, ehm, con te dicevamo parlavamo dei numeri. Rientra questa tipologia di numeri, cioè dell'età dei calciatori, in quello che tu vai, stai studiando? Tempo fa, ehm, a sei giornate dal termine. Avevamo portato avanti il calcolo prima che il comitato umbro portasse poi l'ufficialità per quanto riguardava l'assistito su base. E già allora non bastava, cioè non, non serviva neanche una particolare proiezione per uh, prevedere che l'assistito su base avrebbe tranquillamente portato a casa quella classifica, quella classifica per quanto riguarda i giovani, chiaramente. Poi però c'era una cosa da fare salvarsi perché in caso di retrocessione eh, no, no, eh, sarebbe andata a finire a quella successiva che sì se non, se non se dovrebbe essere il Castello del Piano. Effettivamente mh, con i numeri che, che ero riuscito a raccogliere durante la stagione eh, sì eh, sapevamo in anticipo che l'Assisi Subasio avrebbe vinto eh, in caso di salvezza e... Ci sono riusciti proprio all'ultimo respiro questo premio qui. E allora c'era un duplice obiettivo, Giancarlo, nel, nel finire il campionato, salvarsi anche per avere quel cospicuo rimborso insomma, per, per questo premio. Insomma. Sicuramente sì, però il, credo che la soddisfazione maggiore sia quella di aver giocato e fatto giocare gente del 99 e del 2000, che sono ragazzi... Parlo di Castelletti, e adesso di Pantaleoni, di Montanucci, che credo che sia un giocatore sprecato per questa categoria. Eh, guarda, Se veramente mi auguro che possa trovare no, eh, perché ancora fa tempo per fare il professionista. Eh, questo, credo che al di là del discorso economico ci sia la, so, la, 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 la soddisfazione che a volte noi andiamo a cercare i giocatori di qua e di là e invece basta che... Ripeto, ci sono, io credo che un 99 ha 20 anni. Se non può giocare in questa categoria, non può giocare né sotto né sopra. Indubbiamente. Allora, Giancarlo Mancinelli è uno dei personaggi che meglio conosce questa tipologia di campionato, l'eccellenza, conosce bene. La Serie D conosce bene anche categorie inferiori, ma anche categorie superiori. Quindi eh, i nostri collaboratori, da partire da Giacomo, poi Sergio e anche Antonello, eh, è, di, è a disposizione per le domande. Lo sapeva che eh, l'avremmo tempestato di domande anche sul campionato. Su, sono, sono finiti i campionati, quindi lui sa un po' tutto. Sì, anche perché abbiamo parlato. Di, qualche, di, di alcuni argomenti poco prima che iniziasse la trasmissione tra l'altro con Giancarlo ci conosciamo sono più di 40 anni Giancarlo, vero? Sì, da quando io allenavo a Bastia quindi ne lascio immaginare con lui condivido tantissime opinioni perché ho notato con mia grossa soddisfazione che ehm, molti giovani Stanno maturando e anche se c'è questa disparità, Giancarlo tra le varie regioni: no? chi ne ha due, chi ne ha tre, qualcuno, qualcuno pur avendone tre gioca con quattro sotto quota, cioè, tra regione e regione c'è una certa disparità. Di, di... Diciamo che a livello nazionale è due, l'anno prossimo sarebbe in 2000 e in 2001 c'è cioè in 2001 e in 2002 invece da noi ne si giocano tre ma io credo che non sia un problema questo guarda non è... sono il problema della Subasio io invece dico che sia un altro per esempio che ci sono squadre purtroppo noi quest'anno con la Juniors e con la 1 siamo retrocessi perché quando non hai un settore giovanile dietro e credo che per fare qualcosa di importante eh, bisogna ricostruire anche un settore giovanile Tipo l'Angelana, credo che abbia un settore giovanile che è un buon fiore all'occhiello, no? Basta vedere anche il torneo che hanno fatto in questi giorni. Quindi l'Angelana cioè, ha dei giocatori, anche l'Angelana ha dei giocatori bravissimi che hanno giocato e che alla fine forse hanno reso di quelli degli anziani, diciamo, no? che Quindi come tante altre squadre, io credo che questo non sia. Io credo che secondo me, io, la... io c'hai cioè, ai tempi dell'Interregionale, ai tempi dei Giulivi, l'anno che io ero qui a Bastia, che dovevamo... Io credo che io la toglierei del tutto. Tanto, io ho fatto giocare, ho fatto prima vedere una foto a voi del cartellino di Federico Cherubini dagli anni 1990, io l'avevo venduto l'anno che poi l'ho venduto al Carpi. Io credo che se i giovani sono bravi giocano comunque anche se non c'è l'obbligatorietà. Dopo se tu metti un premio come ha fatto quest'anno, bisogna dare eh, merito al Presidente Repace che ha fatto me, una cosa molto importante che è uno stimolo per tutti perché alla fine 13.000 euro non è che li eh, butti via tutti, li trovi tutti i giorni per strada e credo che sia una somma molto molto importante. Io credo che se tu, i giovani sono bravi ce la li fa giocare comunque e quindi questa cosa forse io la toglierei anche, ma io l'ho detto sempre questa cosa. Eh. Io volevo Giancarlo chiederti: scusa, due cose molto semplici. Eh, primo eh, in Umbria va benissimo il fatto dei playoff perché vedo che sono tra la, la seconda, la terza e la quarta squadra. Eh, io non condivido i play perché ogni volta che si giocano i play guarda caso, scoppiano via via varie incidenti, espulsioni, finiscono in nove, in otto. In... E non condivido una cosa che eh, mi ha un po' allontanato dal calcio giovanile, cioè non condivido le promozioni e le retrocessioni a livello giovanissimi, adesso li chiamano Under 15, Under 16, under... cioè io queste cose non le condivido perché? Perché cioè un, una squadra che vince il campionato eh, giovanissimi. Eh, cioè, siamo entusiasti perché abbiamo vinto, sì tu hai vinto ma il prossimo anno tu farai gli allievi, probabilmente tu vinci e quelli più piccoli di te prendere. Cioè sono cose che non lo so, anche perché ho l'impressione che questo, pro, questo fatto delle promozioni, di retrocessioni e dei play out mh, scateni mh, parecchi atti di violenza. Forse, perché noi siamo anche 16 squadre soli in Umbia. No? In altri gironi. per esempio, nelle Marche sono 18. No? Quindi diciamo che il distacco ci cioè, può essere diverso. Io credo che qui forse. No, non la penso come te, nel senso che forse serve per dare un po' più competitività, però c'è anche un fatto, e qui ti posso dare ragione, che a volte arriva si salva la squadra che è arrivata con 8 punti, quell'altra perché tanto sai che dai fai play-out e l'ultima partita c'è. Cioè, e ora allora questo magari è un falsare il campionato, questo è, qui, da questo punto di vista credo che tu abbia ragione. Sergio? No, intanto eh, l'arrivo del collega Tanci sta... È Sta le rivoluzionando nostre... un po' anche la nostra trasmissione. Tra l'altro, visto che noi andiamo normalmente a metà settimana, come con il mercoledì del calcio umbro, avere una statistica, no? come si sta lavorando appunto Luca, no? Federico, scusa. Federico come sta lavorando Federico eh, è importante è importante perché eh, la novità di fatto è questa, leggere il calcio eh, un po' attraversa anche altre situazioni, non solo con eh, le opinioni e sicuramente con le presenze eh, vabbè, come questa di un, di un direttore sportivo che è se non il primo tra i primissimi nell'Umbria degli ultimi dei, 30 anni diciamo o qualche anno in più però insomma un anni fa dai di, con Giancarlo Fisionelli che sono le nuove a, leve, che no? già era direttore sportivo alla prima edizione di Sport e incontri che era 1986 poi dopo Antonelli io ho iniziato confermare. nel 76-77 ecco già era un direttore sportivo di fatti affermato e avevamo altri personaggi era un'altra storia quindi leggere anche un po' il calcio attraverso le cifre secondo me è interessante anche se calcio il anzi, secondo me questo è un aspetto che voglio sottolineare. Speriamo che Federico tenga, tenga insomma, nel senso che ci viene a trovare eh, durante appunto la nostra trasmissione. Per il resto, invece, la domanda a Giancarlo, forse lui ne sa più di me, visto che eh, ho qualche, dub qualche dubbio, qualcosa ma. Il fatto della partenza di Riberti dal San Sisto e l'arrivo di Grilli. Va bene l'arrivo di Grilli, ma la partenza di Riberti non, non mi sembrava le cose. cose. È successo lo, secondo me. No, te? lo so, guarda, Michele io l'ho avuto come calciatore, ragazzo splendido. Ah, probabilmente lui credo che lo stress, perché veramente è una cosa, lo vedo anche veramente tante volte, che magari gli ultimi 5 minuti della partita vado via perché non riesco più a... a, a a gestire lo stress di una partita tipo, tipo Pietro sono uscito sono andato via dieci minuti prima e non ho visto manco il gol del pareggio quindi io credo che Michele abbia avuto riposarsi un periodo Michele è un bravissimo ha fatto viene da due grandi campionati però credo che lui io ci avevo parlato così ogni tanto anche quando ci siamo incontrati credo che lui abbia voglia di riposarsi non è andato via perché ha perché voglia di, di stare fermo un anno ecco perché almeno per qualche parte di quel sanzisto è uscito dai playoff sul pareggio, insomma, quindi. No, ma ehm... il Sanzista è stata una delle squadre sicuramente. Ha Ha fatto un campionato splendido. Il Sanzista no? All'inizio tutte le voci non dovevano partire. Invece non... credo che abbia dato merito. Io ho conosciuto qui anche il presidente la sera qui nella trasmissione, persona straordinaria. quindi Partito anche degli amici lì, quindi eh, credo che abbia dato merito a lui, al Sanzisto e a Michele Riberti che hanno fatto un campionato strepitoso. E... Quindi insomma, la scelta più personale che dettagliato. Sì, sì, da quello che... mi diceva guarda è rapporti. diventato pesante, forse ogni tanto bisognerebbe fermarsi, e credo che abbia fatto questo è stato il suo desiderio. Senti, Giancarlo, eh, poi passiamo ad Antonella, prima una, una curiosità che mi salta all'occhio: no? diversi cambiamenti di panchina, mi pare che sono. Eh, qualche anno che non succedeva una cosa così insomma che suggerisce questa cosa cioè i cambiamenti una poca tranquillità da parte dei dirigenti cioè tutti vogliamo vincere tutti e eh, quindi quando le cose vanno male il primo a pagare l'allenatore io dico che nella costruzione al di là che poi anche noi ma... Adesso mi dicono che dovrebbe tornare ad allenare l'Isarelli e sarei contentissimo perché, secondo me, è un bravo allenatore, è stato sfortunato e anche una bravissima persona che mi ha detto: Se perdo domenica me ne vado e non lo fanno tutti. Non lo fanno tutti. Che poi noi la partita che perdemmo la mattina, Gnagna ha avuto un incidente con la macchina, no, era cioè, quindi, una serie di problemi quella partita lì lui ha detto se io domenica perdo me ne vado ce ne lo fanno tutti io credo da parte e io dico che non è stata solo la colpa di Isarelli la colpa è stata anche la nostra nella costruzione della squadra abbiamo sbagliato qualcosa e credo che a volte io lo dissi anche dopo la partita con lo Spoleto che la colpa non era solo di Isarelli ma era anche la nostra era il pagare anche noi insomma nel senso poi abbiamo corretto però io reputo che è stato lo dissi, lo dissi allora lui ha detto anche qui io mi inizialmente sono stato uno dei responsabili delle cose che non andavano bene perché a volte non bisogna prendere solo i meriti ma a volte bisogna prendersi anche i meriti quando uno sbaglia Antonello, io non so se hai delle domande però volevo coinvolgerti sul fatto che da tre passiamo a quattro forse anche a cinque squadre che il prossimo anno faranno il campionato di serie D e eh, non sarebbe male quattro è, sono sicure non è male tanto i cioè complimenti alla Sisi Subasio perché credo che... Tanto mi è piaciuto molto Giancarlo Mancinelli perché è già una vittoria. Onorare gli impegni di questi tempi in termini proprio di rimborsi è già una vittoria, è già una, una, un, denotare una società la serietà. Non è poco perché ci sono esempi ben più alti, penso al Palermo, penso ad altre realtà professionistiche, in questo momento spesso no, eh, si, si, ci sono situazioni che come dire, purtroppo falsano anche i campionati, in questo caso credo che questo sia già un punto a favore di quello che è stata la gestione, no? anche in Umbria, ecco, appunto, non, non, volevo, non volevo toccare altre latitudini, ma voi no, non c'è niente da dire, la, le, assolutamente abbiamo visto anche no, le situazioni in eccellenza, quello che è stato. Detto questo, eh, quello che mi ha colpito della Subasio, poi rispondo alla domanda tua Peppe sul discorso dell'interregionale, dell la chiamo ancora affettuosamente interregionale, ehm, credo che la serie Subasio abbia avuto due fasi importanti. Intanto è stata una società nata, come dire, quindi una fusione che sicuramente era un esame di maturità, no? in un certo senso un campionato iniziale che metteva anche, anche noi in gioco delle dinamiche, perché comunque erano due realtà societarie, anche con due vocazioni, e ambizioni diverse anche per configurazione diciamo, non dico culturale, sociale, quello che è Assisi, che non è arrivo torto, quello che è stata la sub base degli ultimi anni non è stata l'Assisi nel bene e nel male. Quindi questa era una scommessa alla fine vinta, ma vinta anche per la tenacia dei dirigenti. No? Poi, candidamente Giancarlo ha ammesso che forse l'inizio no, questa, questa scelta, questa campagna acquisita, sì, anche le defezioni, come tu raccontavi, non hanno deposto né a favore di Lissarelli né a favore dei risultati sportivi. Poi c'è stato questo magnifico, però, girone di ritorno, con questa anche promozione di giovani, che alla fine hanno dato ragione un po' al progetto dell'Assisi Subasio. E la domanda, che poi ti risponderò sull'indirizionale è che tipo di abito vorrà vestire il prossimo anno la stessa base, ovvero ricalcare un po' questo leitmotiv, cioè giovani e qualche giocatore di esperienza ah, io... oppure Giancarlo, adesso ancora siamo in una fase dove vi dovete vedere un attimino, capire no, vabbè, quello che sarà il futuro insomma. per quanto mi riguarda adesso io diciamo che dobbiamo chiudere prima tutta la stagione e onorare gli impegni che ho detto prima poi, non so se sì, si ripartirà, che se ci sarò o non ci sarò, questo credo che ne, no? un attimo di riflessione va fatto per tutti. Eh, credo che si deve partire come abbiamo chiuso, 3 quattro persone brave, anziane, poi dobbiamo, ci cioè vogliono i giovani, perché tanto eh, prendere giocatori di 30 anni che poi vengono lì solo per guadagnare ancora il 1000 euro di rimborso, io credo che sia un errore. Un errore che io mi imputo e lo faccio, che una volta perlomeno seguiamo più anche i campionati minori, è una cosa che faccio meno adesso. Invece, a volte. Io, ieri, ho visto dei, sono andato a vedere una partita: guarda, era Visse, eh, Tibere. No? Ci sono dei giocatori che. Sicuramente qualcuno merita di fare l'eccellenza senza problemi e quello che sicuramente non facciamo più, e io uh, mi dico che non lo faccio più, lo rispetto una volta, è che si vanno a vedere sui campi sotto, ci sono giocatori e i Concordo giovani. pienamente, Giancarlo. No, no, scusa, ti ma concordo perché non ci vorrebbero tanti legisti sotto quota, riprendo anche il tuo discorso. Cioè Secondo me, le categorie inferiori hanno nobiltà nel io, momento in cui io, io, chi sta io, sopra le, 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 le no, permette no, di andare a vedere. Mm. Ma beh, ti ripeto, cioè, io eh, erano forse no, 15 anni fa, 20 anni fa. però eh, si può dire che giravamo l'Umbria, ma non solo. Quando facevo il si può dire che giravamo l'Italia. Perché andavamo, quando si giocava la rondinella a Firenze, il Riccione, cioè, si a vedere, adesso non ci si va più. Io credo che in, in promozione ci sono dei giocatori che sono in grado di fare l'eccellenza senza problemi, senza problemi. E allora no, prima io, di passare eh, ti, no, no, ti, no, ti rispondo alla domanda Quattro squadre ehm, per me è una bella notizia. Adesso è capire Foligno sull'onda dell'entusiasmo, anche sul fatto che è una società che si è ricostituita da poco, credo che affronterà questa serie D no, con una, un, un, un atteggiamento. Vabbè, parliamo di una città di 55.000 miliardi, io ci caso bene la realtà. No, no, che però Foligno... hanno, fatto, hanno eh. fatto io anche le dichiarazioni di Tofi, credo che era una cosa che voleva anche l'allenatore no? certo. Non Bisogna ripartire, di, andiamo in Serie C. Vogliono fare un programma per gradi e questo, questo credo che sia. Eh, I meriti del Foligno sono sotto gli occhi di tutti no? da quando sì. sono ripartiti, no? quindi, eh, hanno, eh, quindi i meriti li vanno dati perché hanno fatto un campionato strepitoso. Quindi, no? hanno, come diceva. L'amico ha un... giocato anche un buon calcio sicuramente, no? perché sanno credo che l'eccellenza sia stata anche di un buon livello a livello di, 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 no? di, di gioco, no? per quanto riguarda, perché io ho visto anche bellissime partite, vanno no? fatti i complimenti anche a Lama per quello che ha fatto. Un po'... Il Lama credo che sia stato un po' la subasio dello scorso anno, no? che è partita così in sordina e poi ha fatto un campionato e, e ieri anche doveva vincere, insomma, no? benché ha giocato in 10, Quindi dimostra che il calcio Umbro non è... siamo un po' all'avanguardia perché se tutte le squadre Umbro alla fine vanno, il, scorso il Cannara, eh, quando vanno a fare gli spareggi due anni fa la subasio che poi ha rinunciato. C'è la possibilità di, di essere promossi significa che il calcio umbro, non è l'ultimo, insomma, ecco. E questo credo che va dato merito alle società, al Comitato Umbro, perché sicuramente anche Reva ce l'ha ai suoi meriti. No, io sul Foligno non ho dubbi, io quello che dico adesso in questa fase è come ripartiranno le, umbre, le altre umbre, ecco, quindi Bastia, quali sono i progetti, Trestina, quali saranno i progetti eh. futuri, soprattutto Cannara. Le ma le io credo le di, io di cupoloni, credo, cioè non so ecco, la società che tipo ma matricola l'anno scorso ma questa ecco, insomma, Giancarlo è vedere questo perché tanto alla fine diciamolo chiaramente: se c'è una solidità e un progetto, come dici te chiaro, ben definito. Sì, può anche andare male un campionato. Però nove volte su dieci, quando si parte con una solidità di base, no? Si io credo che le Umbre, se no, a parte, parliamo di Dresden, anche mai una realtà del calcio dilettantistico. Una società seria che sta retrocessa e è tornata su subito. La società, secondo me, una delle migliori a livello interregionale nel panorama nazionale. Ma io credo che anche lo stesso Bastia e lo stesso Cannara, credo che. Dopo un anno di esperienza così si sono salvate alla grande, credo che possono fare, ma io credo che quando scende in campo una persona come Baldaccini, credo che alla fine il Cannara poi fino che il giorno arriva si stufa, allora è un altro discorso, ma anche il Bastia ormai ha una statura, una società, ci sono delle persone importanti, non il panorama del, del, del Bastia a Calcio, quindi credo che le Umbre credo che possono fare... Bene tutto insomma. Ecco. Allora io eh, prima stavo interrompendo Antonello Tacconi, intanto è arrivato Moreno Sanani, buonasera Moreno, poi ti passerò subito la parola, però prima una curiosità con Federico Tanci. Prima Giancarlo Mancinelli ha detto, dice, prima quando si faceva l'interregionale si andavano a vedere le squadre, si andava anche fuori regione, adesso eh, si cercano le persone tipo Federico Tanci che da alla società o soprattutto agli allenatori o anche ai giocatori stessi i numeri che gli servono per affrontare poi le partite che dovranno andare ad, ad, ad incontrare insomma è così? è anche così, è nel sì. senso che ehm, appunto io sono un match analyst un performance analyst quindi nel primo caso eh, analizzo video, nel secondo caso analizzo soli, quasi soli nomi, numeri Um, farsi arrivare i numeri da categorie come l'eccellenza ha davvero poco senso, non sono abbastanza dettagliati semplicemente. Per quanto io per esempio possa realizzare un database um, accurato non potrò mai essere troppo dettagliato perché, perché non c'è una raccolta uniforme in buona sostanza, quindi sarebbe inutile a, um, analizzare attraverso i numeri. Certo attraverso i numeri scopri che per esempio, visto che c'è stata da poco, Uh, il progresso squadra di Castelmaggiore è una squadra granitica subisce pochissimi gol analizzi che durante la stagione uh, è andata migliorando da un punto di vista delle statistiche difensive e quant'altro però per esempio non sai come, come fanno uscire il pallone dalla difesa o come segnano questi qui eh, questo lo devi andare a cercare i quei video e a proposito di uh, Supposta superiorità, inferiorità o quant'altro, insomma, del livello calcistico umbro nei confronti di quelli delle altre regioni. A livello giornalistico, eh, video, televisivo, tutto, insomma, le altre categorie, cioè, anzi, le pari categorie eh, del calcio dilettantistico umbre non sono seguite in modo capillare e completo praticamente come lo sono seguite in Umbria. Trovare immagini del progresso è stata un'impresa. <ride> da, da quel punto di vista, ecco, ci, in quel caso sì, ci sarebbe da tornare a riprendere, a riprendere un a mezzo di trasporto e andarla a, andarla a vedere. A Però, certo, sì. Diciamo che il futuro è orientato indubbiamente a cercare di coprire almeno a livello video tutte le partite, certo. anche a livello direttantistico, perché no? è chiaro se volevi rispondere, perché... Devo no, dire che, che ho che... sempre detto che l'Umbria a livello di stampa, di televisione, credo che siamo all'avanguardia. Tu e io seguo sì, un po', che ho gli amici dappertutto, parlo delle marche, la Toscana, no? cioè, come è seguito il calcio in Umbria. Non ci sono tante regioni, eh? questo, credo che qui siamo, non dico numeri numero uno, ma quasi siamo all'avanguardia in Umbria per questo. Allora, Moreno, io vorrei coinvolgerti. Naturalmente puoi fare qualsiasi domanda a Giancarlo Mancinelli, perché lo Ma si. Sì, che... Infatti, approfitto ecco, proprio la presenza ecco. di Giancarlo. Cioè Giancarlo ecco, sono cominciate le prime diciamo, manovre di mercato, no? soprattutto per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, che sono la, diciamo, è il movimento diciamo, iniziale, perché sono quelli che poi da loro parte la programmazione della stagione. Ci sono state ovviamente le notizie che ci arrivano, insomma, eh, sorprendenti: le, eh, le, le, la rottura di Farsi a Cannara dopo due anni, probabilmente il divorzio ormai quasi scontato di Bonura a Bastia, eh, in Eccellenza. Ciucarelli non se n'è andato da Ponte Valiceppi, mi sembra stessa cosa Riber eh, Riberti, la... ci cioè, sono stati parecchi, A Waldo Casacastral, direttore sportivo e allenatore, se ne sono andati. Quindi, secondo te, questi, queste avvisaglie da che cosa sono dovute? Forse poca tranquillità da parte dei dirigenti, però l'ho detto prima: per quanto riguarda Michele Riberti, sarà una scelta sua di fermarsi per un po'. Sì, sembra che sia proprio così. Sembra poi bene. il resto, farsi, non lo so che è successo, ma io credo che dopo due anni una società abbia anche il diritto di cambiare. No? Se una società vuole magari ridimensionare un po' le spese o meno, eh, credo che sia nel suo diritto di farlo, quindi se poi non si sono trovati concordi... Ma io sono cose normali. Non... Ti ripeto, non vedo... Forse io ho avuto Bonura, e credo che sia stato uno degli allenatori più bravi che ho avuto in tanti anni... Eh... Però I motivi perché non rimane non lo so, non mi interessa neanche no, perché è giusto, non, è che, non è giusto mettere no, diciamo, il naso nelle altre faccende, però io Bonura lo stimo tantissimo, credo che sia un allenatore destinato a categorie in futuro professioniste. Poi dopo sono cose che tutti gli anni ci sono. Queste, Michele ha fatto una scelta sua di persona che si vuole fermare, poi il resto sono gambi che ci stanno. Adesso per esempio io mi auguro che la Subasio no, possa andare avanti con, con Alessandria perché ha dimostrato di essere no, un allenatore molto bravo e non solo lui ma anche il suo staff, perché è importante anche questo in un allenatore. Lui ha uno staff secondo me di prim'ordine, il preparatore e il preparatore dei portieri che sono bravissimi. Ecco Moreno, sono. Ah, io scusami Peppo, volevo approfittare eh. anche della presenza del collega Tangi, insomma, da che, dalle puntate che, insomma, che siamo stati insieme. Ammiro questa sua diciamo, eh, iniziativa che sta intraprendendo, anche e soprattutto prendendo spunto dai quotidiani sportivi nazionali, Pallo Gazzetta, eh, Corriere Sport, dove vengono riportati. I tempi di gioco, possesso palla, quanti falli nell'arco di una partita. Questo aiuta soprattutto anche chi noi colleghi, che, eh, giornalisti che seguiamo le partite, a diciamo un po' costruire l'articolo sulla partita perché se una, una, una squadra ha un possesso palla eh, maggiore, quanti falli ha fatto, subiti. Cioè, Questo tua diciamo, eh, iniziativa che stai facendo. Va in questo senso? Cioè, oppure cioè, ci stai lavorando anche su questo? Piuttosto la, la mia presenza qui va in, in, questa, in questa trasmissione, va in quella direzione. Um, diciamo cercare di portare un approccio non dipendente dai numeri, ma eh, bene o male aiutato da, dai numeri e da un certo tipo di osservazione nei confronti della partita. Guardate lo scontro dialettico che c'è stato tra Adani, a livello Sky, insomma, tra Adani ed, ed Allegri. Mm, credo che sia anche quello figlio di una diseducazione del pubblico nei confronti proprio del, di un'analisi tattica della partita. Cioè il fatto che eh, si dica che in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, <ride> eh, però siamo 60 milioni di allenatori gravemente impreparati da quel punto di vista. Um, e arrivare ad, ai due, cioè Allegri che sostiene l'importanza del giocatore su superiore a qualsiasi principio tattico, ovvero dai, dai giocatori che hai decidi poi i principi di gioco e Adani invece che prima decide i principi di gioco e poi, eh, e poi ci mette i giocatori. Insomma. Quello è stato un grande scontro poi portato su, su livelli sinceramente deleteri che hanno portato poi l'attenzione altrove. Ora lasciamo stare che adesso Allegri non è più l'allenatore della Juventus, ma insomma questa qua a livello nazionale è stata un'enorme occasione, è stata un'enorme occasione per esempio da parte di Adani per, per cercare di far capire una certa idea, ma non l'idea che il grande allenatore è soltanto quello che parte dai principi perché lì la lite nasce molto probabilmente da come Adani pone la domanda. Eh, non, eh, la pone quasi in modo eh, provocatorio, come dire io parto dal, dal presupposto che l'unico modo di fare calcio sia quello di partire per principi e poi farci la squadra, l'altro ti risponde a muro, eh certo. perché, perché, perché la domanda è stata posta in un certo modo e invece... Lì il piano di confronto doveva essere altro e quell'altro è come si facilitano appunto le connessioni tra giocatori, con e senza palla. Ah, lì si educa poi anche il pubblico da casa. I numeri: i numeri eh, il possesso palla in sé, e lo diceva anche Allegri nel, nel botta e risposta, non significa praticamente nulla. Um, il numero di falli fatti ti può dare un'indicazione non per forza veritiera di quanto è aggressiva una squadra. Certo. Ma anche lì deve essere incrociato con più dati a livello dei quotidiani nazionali, soprattutto stampata, non ce, lo so, non ce la si può fare. Cioè, bisognerebbe fare un almanacco per ogni partita. Scusa Federico, io mi permetto: prego, Io rimango affascinato da questo tuo approccio, lo dico con molta franchezza. E credo che sia un contributo importante, fermo restando, che gli scherzi della natura poi ci pongono di fronte a dei soggetti unici che purtroppo o fortunatamente spesso stravolgono le statistiche. Perché io pensavo a Maradona, no? E Maradona io se, se tu, mi piacerebbe che tu vada a riprendere qualche statistica, proprio facendo una sorta di archeologia storica dei, dei numeri. Questo te lo do come input, visto che di statistica in un'altra vita... In un altro percorso di studi l'ho masticata, e vedere come spesso il Napoli cambiava pelle, cioè andava a 25 minuti in una statistica che ne so, posto a palla 5%, e poi arrivava Maradona che inventava e, faceva, e, e stravolgeva qualsiasi dato. No, questa è una battuta, prendila come tale, perché invece quello che tu stai facendo è culturalmente già presente negli sport americani. L'NBA, l'NFL, qualsiasi sport americano vive di statistiche, la stessa grammatica televisiva, mi ricordo le grafiche delle, delle tv americane, dell'ABC e di altri canali, vivono di questo. Noi siamo arrivati dopo, stiamo arrivando, stiamo arrivando con i canali di pagamento magari di più, adesso anche le, le tv generaliste fanno questo. Quello che dico però, e ti do sempre un'altra suggestione, io lo dico sempre, ho presentato l'altra settimana qui un libro che legava proprio a una sorta di resistenza un romanso, di un romanzo, a quello che era il calcio di, di Sacchi. Sacchi è stato un innovatore, il sacchismo ha fatto spesso danni. Cioè nel senso che Sacchi è stato veramente un geniale innovatore, l'applicazione del, del sacchismo a tutti gli effetti... È stato un po' quello che poi, no, in un certo senso. Ha assolutamente ha portato, generato ha portato, i mostri oppressi. Ecco, quindi da, Io credo che il discorso Adani ed Allegri siano proprio due modi di vedere il calcio, talvolta opposti, talvolta forse anche complementari. E come dicevate, la differenza l'ha fatta la. Mi viene da dire scusate, senza me la spocchia anche nel modo con cui la domanda era stata fatta. Però, dico complimenti, io colgo questa, 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 questo momento perché è la prima volta che partecipo a questo tuo. Contributo che è prezioso e credo che sempre più anche noi come comunicatori sportivi dobbiamo, uh, dobbiamo valercene, no? penso che sia ormai necessario. No, io volevo fare una digressione, poi torniamo su invece quello che diceva Antonello. Apro una parentesi nel calcio è un po' più complicato seguirlo con le cifre rispetto al ah, basket ma, eh. mille volte di più però amico, il fatto che certo o poi il non... tennis vero Sergio o il tennis, eh. certo, il tennis è più facile seguire con, con la statistica dentro l'incontro e ti accorgi che se servi il 70% delle prime palle rispetto al 50 sì, c'è la sì, sì, differenza sì, alla sì, fine okay. e, però voglio fare una digressione simpatica no? con lei che secondo me ha ravvivato molto perché mh, visto che il campionato ha vissuto la Juventus dalla prima giornata credo che Van Danara gli avrà dato, gli avrà dato <ride> ha un, le carte. un posto importante in questo campionato visto che l'altra sera si è presa con Adani quindi c'è stato un bello scontro con Adani ha fatto anche una battuta, la ragazza forse anche se l'ha fatta in lingua argente e spagnola ma insomma era meglio che non, che non la faceva perché Adani ha detto vabbè ha fatto il gol Icardi su rigore giustamente Adani ha detto sul 4-0 a 10 minuti dalla fine difficilmente era un gol importante però secondo me aveva ragione anche Vandana dicendo che il gol è sempre importante ecco, scusate questa cosa che non c'entra proprio niente <ride> ma visto, visto che prendiamoli in una maniera simpatica perché io la, la vedo soprattutto in una maniera simpatica il calcio ci propone anche personaggi di varia natura e se la prendiamo dal verso giusto Può diventare anche un, commento, un momento di simpatia, no? Senza voler per forza calcare. Ovviamente. Eh, infatti, tu hai proseguito l'argomento che avevamo eh, cominciato a tracciare eh, con Federico. Però io volevo ritornare un po' all'attualità e con Giancarlo Mancinelli. Volevo dire, sono iniziati i playoff, no? soprattutto quelli di Eccellenza che magari potrebbero portare un'altra squadra in Serie D. Adesso nella prima partita il Lama. Ha, ha giocato con questa squadra che si chiama Progresso, eh, una squadra del bolognese, ha, ha pareggiato 0-0, molti dicono che è il miglior risultato dei peggiori, quindi eh, un risultato che non... Sarebbe, co come lo vediamo. Sarebbe stato meglio 1-1 perché se fai 1-1 al ritorno vai a casa, quindi ecco. vabbè. Questa io ho degli amici su che fanno quel girone, che facevano il girone del Riccione. Questa è una squadra che per diversi anni ha speso molti soldi. Questo è il sesto anno che fanno l'Eccellenza, le, mi sembra mi dicevano. Proprio, chiamato proprio ieri l'ex giocatore che è su che è giocato anche nella Ternana, Daniele Simeoni. E mi diceva che è una squadra che sanno che sono partiti. Infatti, lo diceva anche qui, che sono partiti male e poi più o meno sono venuti fuori. Sono partiti. E sono l'anno che hanno speso meno, quindi il calcio dimostra che a volte spendendo anche meno si riesce a fare magari risultati diversi, perché magari hanno un allenatore che non è che si gioca ai Serie a Marchini, quindi è che si gioca al Cagliari. Però mi diceva Daniele che lui faceva questo girone con un'altra squadra, che è l'anno che hanno speso di meno e che sono riusciti a fare meglio. Stanno raccogliendo di più. Senti, è successo negli anni passati, è successo anche alla Subasio, no? quando... Eh... Non aveva vinto il playoff, play però già vincendo. passando il primo turno ci fu la possibilità di essere ripescati perché le squadre che erano davanti, chi aveva vinto il campionato e chi per un verso e per un altro, erano già in Serie D. Quindi anche quest'anno potrebbe ripetersi la stessa cosa, quindi sarebbe importantissimo? Sicuramente sì, si, perché ci sono diverse squadre regionale, specialmente al sud sono in grande difficoltà e quindi qualcuna sicuramente potrebbe saltare, insomma. e quindi posti, perché qualche fusione che c'è in atto come sempre, quindi i posti ci potrebbero essere, quindi se il Lama sopra il primo turno e ha voglia di provarci, credo ce la possa fare comunque. Ecco perché questa fiducia viene anche dal fatto che è vero che hanno fatto 0 0, però è anche altrettanto vero che il Lama domenica scorsa... Ha giocato in larga parte di partita in 10 uomini, e poi io ho visto anche delle immagini. E secondo me gli è stato anche negato un calcio di rigore piuttosto evidente. Non capisco come mai non sia stato. Lo, da... lo dicevo prima: il Lam era un po' la subacia, è stata ed è la subacia dello scorso anno. Insomma, no? dopo noi non siamo andati a fare i play-off a livello nazionale, però. Il Lama è, una, è stata una realtà importante, è l'unica società che ha fatto, si può dire che ha il campionato vivo nei camponti del Foligno, quindi va dato questi grandi meriti. Il Lama ce l'ha perché è una buona squadra, guidata bene. Noi probabilmente con noi credo benché non gli e Servia hanno fatto la partita della vita, però il calcio è giusto che sia così, ci hanno fatto gol al 97, noi ci saremmo salvati la domenica prima, quindi però eh, il calcio se tutti lo fanno è giusto che sia così. Eh, però il Lama credo che sia una realtà oramai del calcio Umbro perché eh, insomma sono parte una delle società credo, più serie no? in, nel contesto del, del panorama dell'eccellenza Umbra e credo che in merito il Lama ce n'ha tanti beh, e credo che il Lama ce la possa fare tranquillamente a superare questo turno la cosa, la cosa più diciamo, sì. impressionante è che alla partita c'erano 600 persone cioè 600 persone in una realtà come il Lama Penso che veramente lì il calcio è sentito in una maniera al di fuori del normale, penso. Chi meglio di tutti lo potrebbe sapere è Giacomo Cavarai. Giacomo Cavarai quest'anno spesso è andato a Lama, seguito il Lama, e per commentare le partite. Quindi hai anche il sentore, l'umore della, della gente, della, dei giocatori, della società. Insomma, perché poi la domanda finale è questa, una re lama a realtà piccola. Eh, qualora dovesse vincere il playoff, eh, ce la farà fare l'interregionale? è questa la domanda poi finale. Allora tu eh, che vivi, hai vissuto ho la lama vissuto, tanti giorni, Ho vissuto e ho portato molte volte come esempio quello che mi diceva il presidente Lo Fiorucci. Sì. E cioè loro si radunano, cioè si riuniscono prima inizio del campionato, stabiliscono il budget e non assolutamente vogliono sforarlo. Massimo lo sforamento del budget, che l'anno scorso era di 50.000 euro, ma mi disse, poteva essere sforato di 5.000 euro. Hanno avuto la fortuna, secondo me, di aver trovato Guido Vicarelli, un allenatore che è riuscito a trasmettere quella estrema tranquillità nei giocatori e le ultime partite, le due partite, quella di campionato e quella per lo spareggio playoff con... Il Sansepolcro, l'ultima, quello del spareggio del payoff del Sansepolcro, è stata una partita bellissima, veramente giocata per 95 minuti alla grande. Il Lama era sotto 1-0, ha segnato al 39 il pareggio del secondo tempo e al 43 ha segnato il gol della vittoria. però ho fatto sempre i complimenti al Presidente per, questa, per quello che lui mi ha sempre confermato, noi programmiamo. L'allenatore Guido eh, Vicarelli ha sempre trasmesso a tutti i giocatori una estrema tranquillità e sì. questi sono i risultati ottenuti. Eh. C'è solo una cosa che volevo, volevo evidenziare prima per quanto riguarda Federico, eh, io sono d'accordissimo con te sulla scelta dei numeri. Giancarlo se lo ricorda bene. Io ho girato mezza Italia per vedere le partite dell'interregionale quando ero il secondo a Bastia e avevo la Juniores e quindi. Ricordo addirittura una volta che il Bastia si superò, arrivò agli ottavi di Coppa con Flamini, di Coppa Italia, perché Fabiani Paolo, attuale allena, è un allenatore, parò il rigore ad un giocatore del, del paese di, 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 di Don Camillo, di Brescello. Brescello. E per dirti, come tira i rigori? Di solito se li tira il 10, li tira all'interno, piede. Ricordo di sinistra, e te li metti alla tua destra. Riparò parò il rigore e poi il Bastia si qualificò e perdemmo all'Aquila quello che mi dispiace sono due cose. Primo, che a livello soprattutto professionistico, come sostenevi prima, prevale la tattica piuttosto che la tecnica. Secondo, l'allenatore bravo, per me, secondo me, è quello che riesce ad ottenere il massimo, cioè che riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori, senza mai dimenticare che il calcio è un gioco di squadra. E non è un gioco di singoli, anche se i singoli in molti casi, in alcuni casi, fanno la differenza. Antonello, eh, noi abbiamo avuto eh, Guido Vicarelli, il direttore no, sportivo sì. dell'AMA, qui alla nostra trasmissione. E eh, ti ricorderai, no? Eh, eh, noi, eh, la, una domanda gli facemmo: qual era il segreto? Per cui il Lama fosse, facesse questo tipo di campionato, insomma, da sorpresa era diventata realtà. E lui disse che una delle cose più importanti per, era quello che i giocatori più esperti si erano messi a disposizione per poter consentire ai giovani. Di esprimersi nel migliore dei modi e di avere un rapporto così cordiale, no? cioè, non che il giovane doveva, avesse dovuto avere timore del giocatore più esperto. Guido, parlare di Guido per me è un piacere, mi lega una profonda amicizia con Guido, dai tempi in cui era giocatore all'Ellera di Renzo Cengi. Quindi Guido ha avuto una scuola sportiva e calcistica di un calcio che oggi nel bene e nel male non esiste più: era un calcio dove il giocatore in campo. Prima, un calcio pre-sotto quota, mi viene da dire come diceva Giancarlo, questa filosofia del giocatore in campo, del giocatore di esperienza che eh, praticamente non si mette a disposizione, però detta anche, insegna anche in campo, cioè questo passaggio di testimoni ideali era, era quasi una regola quindi io sono contento di Guido di, del, del, suo, del, suo, del suo percorso che ha fatto perché lui veniva da un'esperienza non proprio positiva con il guardo di ci ricordiamo però Guido Vicarelli ha avuto sempre un'idea di un suo calcio molto particolare secondo me molto efficace e a Lama forse ha trovato quelle condizioni sia societali di ambiente che gli hanno permesso di esprimere però questo fatto questo segreto che tu mi dici Peppe non, non è una sorpresa perché era presente già quando Guido giocava la, quella covata di giovani, Vicarelli, Federico Nofri, avevano i Nortensi, ti faccio il nome, in altri giocatori di esperienza in quell'era, di quegli anni, di Paolo Piselli, che io seguivo, tutti ricordare Sergio ai tempi del Corriere dell'Umbria, da giovane cronista, era, era quella filosofia, e concludo dicendo da buon romanista deluso che eh, mi ha mi colpito la frase di Zagnolo quando dice Daniele De Rossi, appena sono arrivato, ho detto benvenuto, io sono il più vecchio, No, però benvenuto in questa nuova famiglia. Cioè... Queste sono le basi che credo che in ogni società sportiva, in ogni ambiente, in ogni gruppo, in ogni gruppo di giocatori sia fondamentale. Il gruppo, creare quel, la miscela. Poi ci vogliono tante altre situazioni, ci vuole la qualità dei giocatori, ci vuole il gioco, ci vuole tutto. Ma credo che Guido abbia saputo trovare queste situazioni e ha saputo lui stesso creare le condizioni, non solo di dare un modello di gioco, ma di creare uno spogliatoio compatto, altrimenti non si arrivava a fare una, una semifinale playoff. Perché questo, comunque, si vada per il lama, è un risultato che rimarrà negli annali della storia di questa società secondo me eh Giancarlo volevo concludere con te abbiamo due o tre minuti e quindi lo volevo spendere con te perché eh, ho una curiosità no? nel senso che, fa, che fanno le società adesso che è finito il campionato il 30 giugno, la stagione finisce il 30 giugno no? eh, 2018-19 e l'altra comincia il primo luglio e, che fa una società si mette già al lavoro da subito oppure Aspetta, temporeggia, vede un po'. Ma, diciamo prima sono già diversi cambi di allenatore, quindi diciamo, delle società si mettono subito al lavoro. Chi viene. magari qualcuno deve rinnovare il consiglio, quindi ci sono qualche problema, però le società sono già tutte, diciamo, in movimento, quindi è una cosa normale del calcio, non solo nei dilettanti, ma anche nei professionisti, credo, no? Che quando un campionato è finito, nella eh, Serie C ancora ci sono diverse partite da fare, tra l'altro il play-out, quindi no? Però nei dilettanti sono squadre che hanno finito, tipo il Zanzisto, ho già scelto l'allenatore o altre squadre, che sia una cosa normale, so, invece che... Anche noi, dice che l'assisi la, su base, io ti ripeto: non so se no, quello che però si sta già a dover sistemare la società con qualche ingresso nuovo. Perché, perché giustamente, se vuoi fare un campionato importante, anche la società deve avere delle basi importanti. Se bene. non vai lontano, bene. Allora, siamo, eh, siamo alla fine. C'è Giacomo che voleva dire una cosa di 30 secondi. Sì, tanto. no, io volevo soltanto. Brevemente, un che un nostro giocatore come l'anno scorso, Brunori, si sta veramente facendo onore con l'Arezzo. Anche ieri, dopo aver chiuso il campionato a 13 gol a ridosso del capocannoniere, che adesso non mi ricordo chi l'ha vinta, anche ieri l'Arezzo ha vinto la partita. Due, una doppietta di Brunori. Quindi, a dimostrazione che all'Umbria, come diceva Giancarlo, ha dei talenti veramente eh, importanti. Io riguardo ai eh, tifosi di Lama, no? Lama tanti, tanti tifosi. ho scoperto, perché adesso ho cercato di fare una mini eh, personale inchiesta sul pubblico. I paesi diciamo un po più in periferia delle, dei grossi centri ancora ci sono delle realtà hanno un seguito molto alto. È vero Giancarlo. C'è molto, molto campanilismo e credo che il, calcio, il bello del calcio sarebbe questo. È quello, è quello. quindi è questo che eh, dicevamo. Prego Gianca eh, sì, Giacomo No, io 30 secondi perché... Pochi giorni fa ero a Costano e degli amici mi stavano tirandomi le orecchie e Ma che state facendo? Dice: Come tu sei in trasmissione non hai detto che il Costano ha raggiunto la prima categoria. È vero. Perdonatemi. È vero. Costano e Bastia, no? Poi, poi Bastia. domenica, ho, ho, ho assistito alla, al, ai playoff tra, tra, tra Atletic Bastia e la Virtus San Giustino e in cuor mio sono rimasto molto, molto soddisfatto. Primo. Perché il presidente Giancarlo Natalini è un mio ex calciatore, giocava nella, nella Juventus del Bastia, ho, fatto, ho insegnato alla figlia e poi vedere eh, una squadra in cui, in, che in campo ha e, e in campo in panchina ha cinque miei ex alunni <ride> e, e un, un paio di ex calciatori. Da, da, cioè fa, fa immensamente piacere non essere tacciato come te di non dire, ma non è, non è detto nulla. Siccome nel mio territorio abbiamo avuto due, una vittoria in un campionato, una vittoria in playoff e anche una retrocessione. Il prossimo anno ci saranno tre derby. Ovvero, complimenti al Valfabrica perché è riuscito, società gloriosa, una delle più antiche. 1916 l'anno di fondazione, è riuscita tramite playoff sul Torgiano a ritornare in prima il Ripa ha vinto con 5 giornate di anticipo il campionato, ahimè il Pianello invece è retrocesso la promozione quindi il prossimo anno probabilmente tre derby tutti da vedere quindi diciamo che quanto mai come diceva Giancarlo si vive anche di questi campanilismi in questo mio territorio quindi complimenti a Ripa e Valfabrica per questi importanti traguardi veramente. ricordiamo anche che noi adesso nel mese di giugno speriamo che anche Giancarlo torni da alle nostre trasmissioni con Federico possiamo continuare quel lavoro, ma per esempio possiamo dare già per sicura la presenza di, del Costano che viene ospite, Giacomo per l'Atletico. Uh, Con Bastia e poi Antonello. proveremo a, a contattare anche gli anche amici altri, di Ripa, Valfattica, altre squadre perché certo. magari durante il mese di giugno potremmo certo. raddoppiare credo, lo spazio. Ma questo anche... va, va fatti i complimenti a voi perché queste sono cose che credo dare la, lo spazio anche le, alle categorie minori, credo che sia, ma voi lo fate sempre. Va, ma l'intenzione comunque ancora non la diciamo, ma verso la fine di giugno o ai primissimi di luglio di fare. Qualcosa di più, di più interessante e di portare tutti coloro che, che come tradizione, noi Sporting incontri nasce da questo. E questo è una delle cose, penso, più belle, che, le serate più belle che abbiamo vissuto. Sì, questo è vero. E dovremmo rivivere da qualcuna Perché, lo dico sempre, c'era più amicizia. Sì. Molto più. Sì. Sì. Chiudo dicendo che eh, gli, gli amici di Sporting Incontri sì e giure diretture sì, no io chiude, fa, nel, Hanno nel loro statuto, cioè hanno in squadra solo ed esclusivamente giocatori residenti nel comune di Bastia. Di Bastia. Questo, e poi ci spiegheranno, gli fa, gli fa onore. Allora, questa puntata di Sport e i Contri relativa al calcio è terminata. Io volevo ricordare che domani sera, sempre alle 11 dalle 11 Peppe, a, dalle scusa, ma, alle l'ultimissima cosa cosa dimenticato, sì. la prossima settimana invece avremo Ospite, e voi sapete che noi nello sport femminile ci teniamo in particolar modo, la rappresentativa umbra di calcio femminile, il tecnico. Moriciani, ecco, è indubbiamente, e sicuramente sarà una puntata estremamente interessante. Quindi dicevo domani sera avremo una puntata dalle 23 alle 24 sull'atletica leggera, il ciclismo, il tennis e tutto quello che succede in Umbria. Venerdì 24 avremo l'atletica leggera e fare puntate sulla società Folognate Educare con il Movimento. Sabato infine raccontando. Storie di vita, pagine di sport a cura di Antonello Tacconi che è qui presente, da, che ci parlerà dei libri e dei, con degli scrittori che eh, lui potrebbe, potrebbe illustrarci. Lui. No, no, molto semplicemente. Ecco. No, noi facciamo delle puntate sportive con libri di, ovviamente di vocazione sportiva, poi d'accordo con Sergio Pioppi un'editoria Umbra locale che ci permette di affrontare i temi. Questa volta abbiamo parlato dei gatti, parleremo anzi dei gatti. Parleremo ecco. dei gatti e quindi e poi i gatti come dire no, lasciano spazio anche a situazioni <ride> pensa a Vicenza alle squadre che come i gatti no? eh, anche nello sport c'è stata una simbologia legata al mondo degli animali i gatti in particolare benissimo allora noi salutiamo tutti gli amici di Sport Incontri diamo appuntamento per tutte le altre serate ma in particolare mercoledì prossimo per un'altra puntata eh, con i fare puntati sul calcio a voi tutti la più cordiale buonanotte